Parlare della messa è parlare di un momento straordinario di Gesù, l'ultima cena. In quella cena lui spezza il pane e dona il vino e dice che è lui che si dona. Non solo, alla fine di quella cena, che è l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, Gesù dice ai suoi discepoli: fate questo in memoria di me. Ecco perché i cristiani celebrano l'Eucaristia, perché fanno questo in memoria di Gesù. A proposito, fare questo in memoria di Gesù non significa semplicemente ricordare, ma per la forza dello Spirito Santo, ogni volta che noi ricelebriamo quell'ultima cena nella Santa Messa, succede che il corpo e il sangue di Gesù diventano presenti. Gesù è realmente presente. In ogni Eucaristia, quindi, torniamo a quell'ultima cena in cui Gesù si dona, come poi si donerà a tutti nella croce. In altri termini, noi possiamo dire che quella ultima cena è resa sempre presente nell'Eucaristia, perché il pane spezzato durante la messa è il corpo di Gesù per la forza dello Spirito Santo e il vino versato è il sangue di Gesù. Così in ogni Eucaristia, in quel pane spezzato e il vino versato, riceviamo il dono di Gesù che si dona totalmente a noi, come in croce ancora una volta. È come dire, per certi versi, che ogni volta che celebriamo l'Eucaristia è come se entrassimo in una macchina del tempo. Esagerato, lo so, ma in quella macchina del tempo, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, veniamo riportati davanti a Gesù, che nell'ultima cena si dona e nella croce lo fa di nuovo. E continuamente l'Eucaristia e l'ultima cena e il dono della croce si scambiano e si invertono, anzi ancora di più. Possiamo dire che c'è perfetta identità fra l'Eucaristia celebrata dai nostri sacerdoti e Gesù nell'ultima cena mentre si dona, grazie alla forza dello Spirito Santo. Sì, effettivamente sembra una cosa complicata, infatti noi diciamo che è un mistero che si crede fidandoci della parola di Gesù, perché in quel pane spezzato Gesù è sempre, sempre presente ed è realmente presente nel pane e nel vino.